La prima rete stagionale in partite ufficiali subita dall'Alma Juventus Fano costa la sconfitta ai ragazzi di Scorzini, battuti al Mancini dallo United Riccione che, trovato in apertura il vantaggio, ha contenuto senza correre troppi rischi la reazione granata, andando anche in diverse occasioni vicina al secondo gol. È mancata l'incisività sotto rete ai granata, che hanno costruito anche alcune buone palle gol che però gli attaccanti di casa non sono riusciti a sfruttare, con la prolungata assenza di Padovani, ancora non pronto dopo il grave infortunio al ginocchio della passata stagione, che inizia a pesare. La vicenda Riggioni, destinata a ribaltare il successo di 7 giorni fa a Fossombrone in una sconfitta, costringe il tecnico Scorzini a lasciar fuori il giovane difensore, oltre a dover fare a meno di Sergias, ancora indisponibile, mentre sul fronte opposto Pulsetti, alle prese con numerose assenze, decide di cambiare diversi elementi rispetto alla squadra, capace di rifilare domenica scorsa 4 reti a Roma City. Direzione di gara affidata a Giordano di Palermo, con l'Alma che prova a prendere l'iniziativa sin dal calcio inizio, ma il primo pericolo lo procurano gli ospiti al quarto, con Ferrara che dal limite impegna Guerrieri alla respinta. I padroni di casa manovrano, ma prima del quarto d'ora si ritrovano in svantaggio. Allegrucci tiene in campo un pallone destinato a finire in corner e se lo vede rubare dagli avanti ospiti che centrano prontamente verso il cuore dell'area, dove Ferrara, ben appostato, gira di testa imparabilmente alle spalle di Guerrieri per l'1-0. L'Alma non si abbatte e riprende a tessere le proprie trame di gioco, ma riesce a farsi viva solo al 21esimo con un calcio piazzato di Gonzales che sorvola la traversa. Gli ospiti contengono con ordine e ripartono in maniera ficcante sfiorando il raddoppio pochi istanti prima della mezz'ora. Sul bel cross da sinistra ai napoletano, Ndoye arriva di gran carriera e schiaccia bene di testa, mandando la sfera a sibilare vicino al paro di Guerrieri. Nel finale di tempo l'Alma riesce ad avvicinarsi con maggior pericolosità alla porta ospite. Al 34esimo Pensalfini chiude bene la triangolazione con Tenkorang, ma la conclusione finale sul primo palo è neutralizzata da Bracai. 2 minuti dopo, ancora Tenkorang si impossessa di un pallone vagante in aria sugli sviluppi di un corner, ma alza troppo la mira. A 3 minuti a riposo, l'Alma va vicinissima al pareggio con un altro calcio d'angolo di Gonzales che pesca la testa di Tomassini sul primo palo. La deviazione attraversa tutto lo specchio e la porta prima di perdersi sul fondo. Poi non succede altro fino all'intervallo. Dopo il riposo i due tecnici decidono di non modificare i propri schieramenti e dopo 3 minuti è di nuovo l'Alma a farsi vedere con la conclusione di Zanni al limite che esce al lato. All'11esimo Gonzales, dopo aver recuperato un bel pallone sulla propria tre quarti, ribalta il fronte innescando Tenkorang che poi offre al neoentrato Zammarchi. Il suo sinistro non impensierisce Bracai. La formazione granata spinge ma inevitabilmente si scopre consentendo ai romagnoli di sfiorare il raddoppio in più occasioni. Al 18esimo dall'out di sinistra Djuric pesca sul secondo palo Matteucci che stacca bene ma di testa manca il bersaglio. Poco dopo Maio prova a sorprendere Guerrieri con una pallombella morbida con la sfera che si spegne al lato di pochissimo. L'Alma capisce che subendo un altro gol consegnerebbe definitivamente il match ai biancocelesti e si riorganizza per restare in partita, ma perde incisività nella fase offensiva, riuscendo a tornare a farsi pericolosa solo al 36esimo, quando Allegrucci trova il corridoio per imbeccare Tenkorang, che però calcia su Bracai. A procurare l'ultimo brivido al portiere romagnolo ci pensa Gonzales a 1 minuto dal 90esimo, con un'altra punizione dai 20 metri che sfiora soltanto la traversa e dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio di Giordano con l'Alma che si deve arrendere alla prima sconfitta stagionale sul campo. Al termine dell'incontro Scorzini e Pulsetti analizzano così il match. Io faccio i complimenti a Riccione perché sapevo benissimo che era dotato di calciatori importanti, di calciatori top. Le poche occasioni che abbiamo dato ci hanno fatto male, hanno fatto veramente un gran bel gol e abbiamo provato in tutti i modi a poter recuperare la partita e lo abbiamo fatto in maniera anche molto ben organizzata, perché quei 6-7 minuti dove ci siamo allungati un po' è perché io ho voluto alzare i due attaccanti e mettere Gonzales come trequarti, alzare un po' più il nostro baricentro, ma rischiavamo fortemente l'uno contro uno con la gamba forte dei loro calciatori offensivi e non aveva nemmeno la logica di a 25 minuti della gara prendere il secondo gol e chiudere la partita. Quindi sono ritornato subito con i 3 in mezzo, che era la soluzione più giusta. Abbiamo creato varie occasioni da gol. Peccato che nell'ultima fase siamo stati poco cattivi e poco
come dire, decisi nella zampata finale, sono d'accordo. Però non ho niente da rimproverare alla mia squadra. Io non guardavo la classifica nemmeno dopo aver vinto a Fossombrone e aver pareggiato in casa, cioè dopo 2 giornate la classifica, il secondo posto non lo guardavo, serviva solo per l'entusiasmo della piazza e dei ragazzi. È chiaro che sappiamo tutti com'è andata e adesso dopo Riccione arriva la Samb. È un ostacolo durissimo, uno scoglio importante. E la prepariamo come sempre con massima attenzione, con un rispetto di una grandissima società e di una Ferrari che andremo a scoprire domenica. Risultato ottimo per noi, prestazione anche. L'unica cosa che chiaramente le partite vanno chiuse perché sennò soffri fino alla fine, soprattutto contro un Fano che l'avevamo preparato in questo modo qua, sapevo che cercavano sempre la profondità, palline attive le battevano benissimo, però devo fare i complimenti ai miei ragazzi che nel sacrificio l'hanno portata a casa, è stata una forza veramente d'animo e di gruppo dove alla fine abbiamo sofferto, però siamo riusciti a portare a casa i 3 punti.